grazie. Avete ascoltato? Sindaco già ha fatto una presentazione molto bella, piena di cultura. E allora avete ascoltato queste magnifiche note che è una tarantella del 600, la grande tradizione napoletana, addirittura incomincia molto tempo prima, primi del 200, sia addirittura non primo, ma al 600 incominciano grandi canzoni e grandi pezzi suonati come questa tarantella del 600 suonata da Pierangelo Fevola. L'altro mio maestro che mi accompagna alla chitarra è il maestro Michele Cordova. Come vedete molto giovani, che portano avanti anche loro con i loro strumenti questa tradizione. Allora, all'inizio si parlava del grande maestro Murolo, io ho avuto questa gioia di non solo di imparare tante cose, ma di una grande amicizia che è durata tantissimo, ma veramente tanto, forse da quando ho cominciato a fare questo lavoro. Io ho conosciuto il maestro nel 1974 e poi fino insomma ai suoi giorni, che poi è andato via. Tanta amicizia, importante, l'ho sempre definito un mio secondo padre. Ma vorrei incominciare con il papà del grande maestro. Ernesto Murolo è stato uno dei maggiori poeti della tradizione napoletana. Questi giorni a Napoli si svolge la Pinigrotta, ha scritto canzoni importantissime che sono state anche lanciate durante le Pinigrotte degli anni passati. Questa è una canzone molto allegra, spumeggiante, molto bella, piena di fantasia, che si chiama Napoli che se ne va. Se sbarcato da Erro Maria, recluti di Vascia,
Grazie.